Situazioni si affrontano, uno, con la presenza continua in strada, nei luoghi di aggregazione dove stanno con degli operatori esperti su queste tematiche e con dei peer educator che aiutano gli operatori esperti. DOG, dentro l'orizzonte giovanile, è un gruppo di operatori di strada che da anni, anche durante la Movida, va in aiuto dei ragazzi lì dove sono, appunto spesso proprio nelle strade. L'intervento nostro si concentra prevalentemente sul binomio alcol-guida e la particolarità dei nostri interventi è che abbiamo all'interno degli interventi dei peer educator, ossia ragazzi più giovani, quindi 17-19 anni, sono stati formati da noi e che ci accompagnano turni notturni. Sicuramente il messaggio che viene trasmesso da ragazzi più piccoli ai loro coetanei è molto più efficace rispetto a quello che trasmettiamo noi. A sostegno dell'associazione adesso arriva l'amministrazione comunale, l'assessorato alle politiche sociali e quello alle politiche giovanili hanno unito le forze per aumentare le risorse da mettere a disposizione per la programmazione di interventi a sostegno delle gravissime povertà e delle azioni di prevenzione dedicate ai giovani, 50.000 euro in totale a favore dell'associazione. È un investimento che parte dal presupposto che le parole importanti, le azioni sono tre: la presenza, la conoscenza e la chiarezza. Abbiamo quindi definito un progetto di continuità dell'unità di strada nel nostro territorio, nella nostra città, diffusi tutti i fine settimana, nella necessità di monitorare ma soprattutto di accompagnare. Tutto questo separando però il mondo in due parti: da una parte chi ha in qualche modo bisogno di una presenza costante, di un aiuto, di un supporto, di un confronto, di una conoscenza più approfondita, e dall'altra parte invece chi delinque. In più abbiamo questo bellissimo report che verrà diffuso e che testimonia tutta l'attività dell'anno 2022 con tanti spunti importanti che è giusto divulgare, perché spesso e volentieri si fa una narrazione completamente sbagliata di quello che è il mondo giovanile d'Arezzo. Ovviamente qui non c'è scritto che tutto va bene, ma nemmeno che tutto va male. Il lavoro svolto con i ragazzi da DOG è in piena collaborazione con gli agenti della Polizia Municipale. Con gli operatori di strada si può raggiungere e avere una comunicazione con tutto il disagio giovanile che si sta affrontando affinché i giovani imparino a divertirsi.